10 grammi di cannella. Poi aggiungo. E facciamo questo burro. Ti è piaciuto? È tutta brava! Oh, buon Natale! Sono in preparazione del regalo di Natale di Veronica perché ho deciso di seguire i miei stessi consigli e prepararle qualcosa. In realtà ho messo insieme un pochino dei regali che avevo detto per fare un gran bel regalo. È da un po' di tempo che Veronica mi dice che vorrebbe fare i pancake ma non ha né le farine né il pentolino giusto né niente. Quindi ho deciso di farle tutto. Allora, qui ho il mio armamentario. Ed è praticamente il regalo che ho deciso di farle. Le preparerò un vasetto con il mix di farine. Voglio fare un pancake mela e cannella. Ho comprato il pentolino, che è un pentolino da 14 cm alto. Questo è diverso rispetto al mio, perché qui non si fa in due tranche il pancake, ma si fa intero. Si butta tutto dentro e dovrebbe salire con il coperchio e farlo alto, una torta insomma. E poi voglio preparare il burro di noci, però in questo caso voglio mettere sia mandorle che anacardi. E ho comprato questo barattolo in vetro che non so se si vede, ma ha tipo la stessa forma del barattolo della Nutella. Quindi adesso iniziamo la preparazione. Voglio iniziare scrivendo la ricetta del mix di farine che poi andrò a inserire qui dentro. Quindi voglio fare un pancake, come ho detto prima, gusto mele cannella, hashtag gusto terra. Allora io farei lista degli ingredienti, cioè quello che ci ho messo dentro, e ci metto 20 grammi farina di cocco. Per me questa è davvero la base di ogni pancake per renderli belli soffici e alti. Aggiungo 5 grammi di barbabietola in polvere. Poi aggiungo altri 5 grammi di farina di canapa, 20 grammi di farina di riso e 20 grammi di farina di amaranto. Si può usare davvero qualunque mix di farine voi abbiate a casa, per me queste sono quelle che danno più gusto terra possibile. E poi aggiungo 10 grammi di cannella. Ottimo. Questa è la lista degli ingredienti ed è ciò che verrà contenuto qua dentro. Poi aggiungo il procedimento, cioè praticamente lei basterà che legge questo e saprà cosa fare. Quindi basta aggiungere 80 grammi di skyr, o yogurt greco, 150 ml di albume, 50 g purea di mela, mescolare il tutto, aggiungere bicarbonato più aceto di mele e infine aggiungere mela a pezzi. Quanto basta? Quanto basta, adoro metterlo nelle ricette. Qui nel caso aggiustare la consistenza con acqua, versare nel padellino, fuoco basso con coperchio. Ricetta preparata, adesso preparo il mix, ma voi l'avrete già visto mentre io parlavo perché sennò poi diventa noioso. Ottimo, ora che ho preparato il mix, il pancake è fatto, penso alla farcitura. Ho deciso di preparare un homemade nut butter fatto di mandorle e anacardi. Allora, iniziamo. Voglio iniziare con il tostare le noci. Io li tosto in microonde perché non ho il forno e li metto con il programma grill. Sinceramente non li metterò per tanto tempo perché non l'ho mai fatto e non voglio rischiare di bruciare il tutto. Anacardi leggermente tostati, alla fine li ho tenuti in microonde 1 minuto e mezzo perché non mi fido, ma se voi siete più brave fatelo, teneteli anche di più. Comunque, adesso questi li metto nel bicchiere del frullatore che userò per mischiare il tutto e fare un burr. Ora tocca tostare le mandorle. Secondo me brucio tutto. Mandorle leggermente tostate e le ficco qua dentro. E adesso metto questo bicchiere pieno di bontà a frullare. Migliore sarebbe usare il Bimby, che ovviamente io non ho. Ok,
che ho a Padova, ma tanto è rotto, quindi non cambierebbe niente. L'importante è, con questi frullatori che non sono magari adattissimi, è starci dietro, perché rischiano di surriscaldarsi e si rischia di bruciare il tutto. Ma io sto qui adesso come un falco e facciamo questo burro. Ottimo, si è già bloccato. Perfetto! Iniziamo bene, ma non benissimo. Vedete come piano piano le noci stanno rilasciando il loro olio e la polvere diventa sempre più grumosa. Di pressing mi è venuto, diciamo che ci ho impiegato un bel po' perché non ho il frullatore giusto, però adesso lo metto nel vasetto. Queste spatole di silicone sono la svolta, riesci davvero a cattare su tutto, e questa in particolare me l'ha regalata Anna Pastry, una di voi da Londra. From London, how are you? Peanut butter jelly time, almond butter jelly time, almond and cashew butter jelly time. Che posh. Il bello di fartela a casa è che puoi leccare il cucchiaio. Nel bicchiere del mixer sembrava solido, invece adesso si sta molto rammollando ed è diventato totalmente burro. Alla fine sono riuscita a riempirlo da tutto per davvero. Burro di mandorle ovunque. È arrivato. Quindi il regalo è finito, lo devo soltanto impacchettare, ma è tutto preparato. Pentolina, burro di mandorle, carino che ha, e pancake. A few moments later. Pacchetto di merda. Ta-dan! Beh, figo, eh? Ti piace? Ti piace? Pacchetti. Cos'altro vuoi fare qua davanti? Che ne pensi? Sta brava a fare il pacchetto. Pronto, fatto, regalo pronto. Ti è piaciuto? È stata brava. Dopo Veronica viene da me per mangiare la nostra pizza, perché oggi è domenica e glielo darò dopo cena. Quindi vediamo se riesco a filmarlo. Allora mi spiega tutto dentro. Oh. Che film è? Mani. Bene. Solo questo. Luna? Schifezza, tu devi mangiare solo il pollo fresco. Guarda che non te lo mangia. Luna? Pezza! È vero, sì, tu la chiami. Oh, buon Natale. Pancake, mele, cannella, gusto terra. Alta chiesa il gusto terra. E beh, questo invece è la mia. Hai svaligiato. Te l'ho fatto io. Cioè, se lo apro, poi si richiude. Eh certo, l'ho fatto io oggi. No, oh, ma tu fai palestra? Fail. No, cosa ha fatto cosa? No, non la faccio. Perché non faccio palestra. Padella! Bellissimo! E qui c'è la ricetta. Ma c'è tutto dentro? Yes. Questo è quello che c'è. Albumi. Oh, è bellissimo, grazie! No. E qua mi si gonfia un casino, teoricamente. Sì. Dovresti farlo tutto in uno, perché ho detto, prendo quello piccolino, poi ho pensato, sbatti in due! No, non posso farlo io in due. Devo fare tutto lì e fa da solo. Ho una vita piena di roba da fare. Posso stare lì a curare i pancake? No. Bellissimo, grazie. È antiaderente, adoro. Ecco, te l'ho aperto. Ma certo. La consistenza è venuta perfetta. È buonissimo.
No. Questa è più sul rosino. Ha tutti i colori matte. Perché sono quelli che tu di solito usi. Sì, grazie, vero? Non dovevi. Ma figurati, almeno ti serve. Grazie. E l'ultimo mi hanno detto che puoi usarlo col pennellino sottile da matita. Per le sopracciglia. E anche volendo tipo eyeliner o matita scura. Quindi teoricamente lì dentro dovresti avere tutto da viaggio. Attia. Tu hai il pennello già, non lo vendono con il pennello purtroppo. Eh beh. Bene ragazzi, possiamo partire. Ho la naked. Raga, si può andare. Sono sicura che molti di voi, cliccando su questo video e leggendo il titolo, hanno pensato che il video riguardasse la mia alimentazione prima di Natale, i miei allenamenti, eccetera. Però come avete visto, questo video non c'entra niente con il cibo e questo è il messaggio che vorrei che trasparisse da questo video, comunque in generale, cioè che il Natale non dovrebbe essere legato al cibo, ma dovrebbe essere legato a momenti di condivisione, a dimostrare agli altri il proprio affetto, quanto gli si vuole bene, tenendo il cibo come contorno. E infatti il regalo che ha reso Veronica felice è stato qualcosa di cibo, il burro di mandorle, il pancake, e abbiamo condiviso un momento insieme davanti a una pizza. È vero che Natale arriva una volta, quindi godetevi assolutamente tutti i manicaretti che prepara la vostra famiglia o i vostri amici, che solitamente durante l'anno non mangiate, però c'è una differenza tra mangiare una fetta di Pandoro e mangiarne 200. Cioè non lasciate che il pensiero è ma poi non lo avrò mai più nella vita, che non è vero, Natale viene ogni anno alla fine, vi colpisca e vi faccia focalizzare più sul cibo rispetto a quello che vale davvero in questi giorni. Diciamo che ormai il mio messaggio è sempre lo stesso da 2 anni che sono su YouTube. Questo è il nostro terzo Natale insieme. Io non vedo l'ora di riabbracciare i miei genitori, mio fratello, e passare con loro qualche giorno in tranquillità e in serenità. Vi auguro un buonissimo Natale e per l'anno nuovo aspettiamo, perché tanto ci vediamo. Buon Natale a voi e alla vostra famiglia, ciao!